paghereste per avere Jeff Bezos accanto a voi, potergli parlare anche solo per un paio di minuti e capire qual è il segreto del suo successo? Eccolo qui il nostro Jeff e per quanto riguarda il segreto del successo del CEO e fondatore di Amazon, è presto detto, è rappresentato dalle persone che lavorano all'interno della sua azienda. Quando deve fare delle nuove assunzioni, Bezos si fa sempre tre domande e se le fa dal lontano 1998, quando scrisse e diffuse una lettera in cui proprio spiegava la strategia delle assunzioni. Ma quali sono queste tre domande che ti fai, Jeff? Domanda numero 1. È una persona che ammirerò? Bezos scrisse che la vita è decisamente troppo breve per passarla con persone di cui non abbiamo stima anche dal punto di vista professionale. Quindi, fondamentale, secondo il CEO di Amazon, avere all'interno della propria azienda dei dipendenti intelligenti, competenti, che sappiano ascoltare e all'occorrenza anche cambiare idea. Ecco perché durante appunto i colloqui molto spesso fa questa richiesta. Raccontami di quando hai ricevuto un parere che ti ha fatto cambiare strategia. Domanda numero 2. Questa persona aumenterà l'efficacia del gruppo? Secondo Bezos, la passione nel lavoro è fondamentale, però è altrettanto importante anche la laboriosità, avere dei dipendenti che facciano crescere il gruppo attraverso ciascuno il proprio contributo. Per poter valutare questo aspetto, il CEO di Amazon di solito durante il colloquio fa questo tipo di richiesta. Visualizza l'azienda tra 5 anni e racconta in che modo guideresti il cambiamento. Terza domanda, questa persona potrebbe essere una superstar? Sempre nella famosa lettera del 98, Bezos spiegava che è fondamentale per lui lavorare con persone particolari che avessero abilità, interessi e prospettive fuori dal comune, non solo in ambito lavorativo ma anche dal punto di vista personale. Ma chi sono, chi potrebbero essere le superstar secondo il CEO di Amazon? Beh, è presto detto, sono gli anticonformisti, le persone ribelli, originali e stravaganti. Sono loro infatti che incoraggiano il pensiero innovativo e guidano la strada verso il cambiamento, perché l'asticella deve continuamente alzarsi. Tra l'altro, specificava sempre Bezos nella famosa lettera del 98, sono anche i colleghi con cui è più divertente lavorare, perché anche all'interno di un'azienda, di un colosso del commercio online, è sempre importante mantenere l'aspetto ludico. Non è vero, Jeff? Jeffrey Bezos.